Terra, casa e lavoro sono diritti sacri, dovrebbero essere alla portata di tutti, ma oggi non è così. Papa Francesco lo ha ricordato incontrando in Aula Vecchia del Sinodo i partecipanti all'incontro mondiale dei movimenti popolari, promosso dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Lavoratori precari e dell'economia informale, migranti, indigeni, contadini senza terra, in Vaticano hanno avuto l'opportunità di consolidare la loro rete organizzativa di fronte alle ineguaglianze sociali generate, ha ricordato il Papa, dalla cultura dello scarto. Questo succede quando al centro di un sistema economico c'è il dio denaro e non l'uomo, la persona umana. Sì, al centro di ogni sistema sociale o economico deve esserci la persona, immagine di Dio, creata perché fosse il denominatore dell'universo. L'avvocato argentino Juan Grabois, responsabile della Confederazione dei lavoratori dell'economia popolare, qualche anno fa, con l'appoggio dell'allora arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Bergoglio, è riuscito, insieme ai leader del movimento dei cartoneros della capitale argentina, a ottenerne il riconoscimento legale e il suo impegno adesso non si ferma. Noi per 5 anni abbiamo organizzato una celebrazione eucaristica, una messa, in una piazza di un quartiere molto povero di Buenos Aires, che riuniva cartoneros e vittime della tratta di esseri umani sul tema Una società senza schiavi né esclusi. In quelle messe Bergoglio iniziò a parlare della cultura dello scarto, prendendo in prestito l'immagine del cartonero, che in un certo senso viene scartato dalla società e recupera il poco che gli offre il sistema per costruirsi una vita decente. Para construir una vida digna y un trabajo decente. Il Papa ha descritto le città in cui viviamo come grandi agglomerati immobiliari che abbandonano parte di sé ai margini, nelle periferie. Una realtà particolare è quella degli slum delle metropoli indiane. Lì lavora Joaquin Arputam, presidente della Federazione Nazionale Indiana degli abitanti delle baraccopoli. We believe that people have to change their own life. La mia organizzazione crede fermamente che siano gli individui a dover cambiare la propria vita. Le persone devono ritrovarsi, unirsi e così impegnarsi per il loro futuro. Non devono aspettare che qualcuno venga a farli cambiare, venga a dire loro cosa fare e non fare. È necessario riunirsi. Pertanto il mio lavoro consiste nello stare con le persone per convincerle che tutto è nelle nostre mani. Siamo consapevoli della nostra situazione, dei motivi per cui stiamo soffrendo e che dobbiamo alzarci e combattere contro lo scoraggiamento, contro quanti ci ostacolano. Quindi, dico loro, è compito vostro. Se non avete i servizi igienici, dovete costruirveli. Se non avete acqua, dovete procurarvela. Se non disponete di cibo, dovete guadagnarvelo. Se non avete casa, dovete costruirvela. Tutte queste realtà, ha concluso il Pontefice, esprimono la necessità urgente di rivitalizzare le nostre democrazie. La prospettiva di un mondo di pace e di giustizia durature ci chiede di superare l'assistenzialismo paternalista. Esige da noi che creiamo nuove forme di partecipazione che includano i movimenti popolari e animino le strutture di governo locali, nazionali e internazionali, con quel torrente di energia morale che nasce dal coinvolgimento degli esclusi nella costruzione del destino comune. E ciò con animo costruttivo, senza risentimento, con amore. Sin resentimiento, con amore.